Bene, bella ragazzuoli, eccoci qua con un nuovo video, il video che tutti stavate aspettando. Allora, per questo video che è un po' particolare, farò un voice over, praticamente vi spiegherò un po' cosa è successo durante questo evento, un po' cosa abbiamo fatto. Praticamente qua c'è il nostro fight con Adam, il videomaker di Larry, di sinistro, e come vedete l'ho praticamente annichilito. Non mi aspettavo fosse, con tutto rispetto, così debole. Per chi non sapesse, io e Adam avevamo un po' una piccola faida, perché l'anno scorso, quando ho fatto un video utilizzando alcuni dei loro contenuti, mi ha fatto un copyright strike su YouTube. E niente, io ho da quel giorno detto: Adam, prima, quando ti becco ti spacco il braccio. E oggi ho avuto, come vedete, sono proprio, non gli do niente, non gli do un centimetro, cerco proprio di vincere il tutto. E devo dire la verità, comunque di destro, come vedete, ingancio è forte. E essendo io un powerlifter comunque senza molta esperienza, vedete qua come che facciamo i showman. E ogni tanto di gancio di destro mi batteva, di sinistro invece l'ho praticamente distrutto. Come vedete in background ci sono il mitico John Berzenk e Devon Larratt. Ragazzuoli, fatemi dire una cosa, dal vivo questi atleti sono una roba disumana, cioè, allora, dal vivo non rendono, cioè gli avambracci che hanno le vene, i polpacci, cioè sono una roba incredibile, cioè io non sono piccolo, sono 190 cm per altezza per 120 kg e questi ragazzi sono dei giganti, fatemelo dire. È una roba incredibile, cioè vederli in foto o dal video non rendono, vederli dal vivo è una roba disumana. Qua, come vedete, stavamo parlando un pochino di alcune cose. Devon tipo diceva: Adam, ma sai chi dovresti sfidare? Igor Mazurenko, l'organizzatore da Topotto. Dovresti darti qualche mese di vantaggio, sfidarlo, così potrete vincere. Qua praticamente stavamo io e Adam cercando di fare di nuovo di destro. E Devon e John stavano osservando. Cioè, ragazzi, immaginatevi che tu fai braccio di ferro, così casualmente, e hai i due atleti migliori di tutti i tempi che ti guardano. Cioè, potete immaginare. Comunque qua Adam mi sta battendo di gancio. Guardate Devon cosa dice. Ma vai fuori, fai top roll, esci per non rimanere dentro in arm wrestling, no? Quindi vai fuori. E io ho detto: ok Devon, adesso provo a fare come mi stai dicendo tu. Quindi qua ritorniamo col grip. E questa volta invece di andare dentro col bicipite vado fuori provando a top rollare. E guardate proprio subito la differenza di tecnica. Guarda, bam, l'ho aperto subito e ho vinto. E Devon qua stava dicendo: questo ragazzo è un selvaggio, non sottovalutarlo Adam che ti distrugge. E io qua per scherzo dico: Devon, ma secondo te dovrei dargli qualcosa in più ad Adam? Mi fa dai, un centimetrino daglielo. È stato davvero pazzesco, un'esperienza incredibile. Qua abbiamo rigrippato. Comunque Adam, persona comunque a parte gli scherzi, è stato quel che è stato davvero simpaticissimo, una persona squisita, davvero molto umile, tutti i campioni umilissimi. Da Larry Wills, che ha milioni di follower, anche qua ha distrutto Adam e Devon dietro che si saltava. Comunque stavo dicendo che sono tutti campioni molto molto umili, davvero gente squisita. A Dubai qua faccio il cazzone, che faccio vedere che il mio pine è pulito. E niente, qua invece Devon ci ha voluto far vedere un po' come si mette lo strappo, ok? Quindi, perché noi non sapevamo farlo, abbiamo praticamente, cioè, per le prime volte, cioè, questa è la prima volta che io ho messo lo strap seriamente. Chi me lo mette addosso? Devon Larratt. Casualmente, così che mi spiega, mi dice: guarda che devi farlo in questo modo, devi inclinare qui, devi mettere qua. E ovviamente gli chiedevo anche a Devon i consigli, tipo, mi rispondeva su tutto. Ragazzoli, devo dirvi la verità, questa è un'esperienza praticamente surreale, cioè mi sembra quasi di sognare, davvero non è... È pazzesco, anche oggi siamo usciti, abbiamo incontrato tutti gli altri ragazzi, i contendenti per le King of the Table. C'era Brandon Allen che, mamma mia, un pezzo di pane, gentilissimo. Gennady che è un orsacchiotto, guarda, è ancora più gentile. Cioè, fanno a gara a chi è più grosso e forte, ma fanno anche a gara a chi è più umile, bravo e gentile. Cioè, veramente sono gente, pazzesca, davvero pazzesca. Cioè, questi grandi campioni così umili non me lo sarei mai aspettato. Qua ci stava chiudendo gli strap Devon e praticamente stavo chiedendo: ma con lo strap è meglio fare più back pressure oppure fare, che ne so, altre tecniche? E qua Devon mi stava spiegando tutto. Cioè, raga, immaginatevi avere Devon al tuo corner, al tuo angolo, che ti spiega tutto. E qua Adam comunque che voleva battermi, perché voi non lo sapete, ma lui è molto competitivo e odia perdere. Guardate come cerca di prendermi la mano. E cosa ha fatto subito? Mi ha agganciato. Guardate qua, adesso partiamo, mi aggancia. Io ho dato una bella botta e qua Devon diceva: dai, dai, che riesci a vincere. Poi mi ha agganciato bene, non so perché, ma Adam ha un gancio assurdo e mi ha battuto.
Ed Evan mi guarda e mi dà una mano sulla spalla e mi dice: ragazzo, che cazzo stai facendo? Con Adam devi andare di top roll, fuori, vai fuori. Guarda, vedi che fa il simbolo. E ha detto: adesso ti ascolto, Devon, vediamo se hai ragione, vediamo cosa succede. Guardate qua, io e Adam che eravamo carichissimi. E Devon fa: calmatevi, calmatevi. E qua, applicando i consigli di Devon, vado di fuori provando il top roll e magicamente, guardate un po', op, pin, easy. E gli faccio: ma sto qui, mi sa che sa qualcosa del braccio di ferro. Qua invece ero con John Berzen che stavamo parlando di alcune cose, io e John. C'è anche lui, ragazzi, il migliore di tutti i tempi, ma praticamente la persona più umile che esista. C'è un padre, gli bacerei la fronte a John, mamma mia. Poi sempre tutto ben curato, con la barba sempre fatta. Anche oggi l'ho visto, si è ritagliato la barba l'altro giorno. Quindi proprio è una persona curatissima, poi gentile. E praticamente stavamo parlando di braccio di ferro. E nel mentre così a caso, proprio tipo mi chiede: ma volevo chiederti, ma il sistema autostradale italiano, ma come è messo? È messo bene? Perché praticamente voi se non lo sapete, ragazzi, lui è un ingegnere dei aerei, no? Quindi è praticamente tipo la mente ingegneristica, tipo mi chiedeva le cose tipo sulle strade, sulle autostrade italiane, se comunque erano connesse bene, tipo se erano bene capillari che portavano comunque tutte le piccole città, piccoli comuni. E proprio mi ha fatto divertire questa cosa, perché comunque, essendo anche un grandissimo atleta, comunque non perde la sua natura da ingegnere, ok? Quindi da quella mente fisica, scientifica che John ha, molto analitica. E ragazzi, potete immaginarvi che praticamente ho iniziato questo percorso un anno fa, caricando il mio primissimo video, e mi trovo a un anno e mezzo di distanza praticamente a vivere il mio sogno a Dubai, qua con le più grandi celebrità del mondo del braccio di ferro, a scherzare e parlare con John come se fossimo amici di vecchia data. Cioè è pazzesco, davvero incredibile. Mi parlava anche di John, mi stava raccontando quando nel 2005 venne in Italia e si cimentò con alcuni dei migliori braccio di ferristi italiani e praticamente li distrusse tutti. Ovviamente lui non l'ha detto, ma l'ho detto io. Qua invece è qualche altro fight con Adam di destro. Praticamente vi metterò un po' di tutti i miei fight che ci sono stati quel giorno. Comunque Devon simpaticissimo, stile, cioè umorismo pazzesco, ci prendeva un po' in giro tutti, ma comunque alla fine ci voleva bene. E mi fa: guarda, devi andare fuori, non devi mai fare gancio con sto ragazzo, Adam è pericoloso di gancio, sempre gli faccio ABC, cioè always be climbing, cerca sempre di salire. E Devon mi dava le pacche sulla schiena e mi fa: bravo, vedi che hai studiato bene. Cioè immaginatevi uno cosa deve sentire, pazzesco. E qua stavo caricando, bam, e ho distrutto. Guardate la sconfitta sul suo volto, sto godendo. Gli faccio: guardate le camere, digli che ti ho distrutto, Adam. E lì proprio stavo godendo, ho detto: così impari a strikarmi in YouTube. Vedi, non gli davo nulla. Vuoi iniziare? Sì, guarda come fa le scuse. Comunque dai, la verità è che comunque in gancio qualche volta ha vinto. Dai, devo dire la verità, non siamo qua a dire bugie. Però comunque assolutamente non c'è divario di forza. Poi comunque ho fatto sparring con anche con gli altri ragazzi, che adesso vi farò vedere. Vedete qua comunque, ha bicipite forte, però comunque riesco ad aprire in qualche modo. Grande Adam, simpatico. Comunque un'esperienza assurda, cioè avere Devon che sta lì, che ti mette lo strap, che ti spiega, che ti tocca le spalle, scherza con te e ti dai consigli, cioè è una roba fuori di testa. Cioè casualmente noi siamo lì che tiriamo e ci sono John e Devon lì che ci guardano, cioè una roba senza senso. Davvero da venire, cioè, bah, non ho parole ragazzuoli. Non ho parole, anche oggi. A qua Adam diceva che praticamente, che sono, anche se non sono un arm wrestler, perché sono un powerlifter, ha detto che ho una forza molto buona, mani molto grandi, polsi solidi, una bella forza nelle braccia, e che dovrei praticamente iniziare a fare braccio di ferro perché ho un bel futuro davanti. Questo invece è un ragazzo di Dubai, lì indiano, non so, comunque un ragazzo che tipo ha 3-4 anni di esperienza, molto forte. Come vedete, tipo non riesco ad aprirgli il braccio utilizzando tecniche convenzionali. E praticamente le ho chiesto se potevo provare a fare il mio shoulder press, ok? Quindi utilizzare tricipite. Ho detto: ma sì, dai, perché no? Però proviamo. E praticamente, cioè, raga, io non ho esperienza. Sto qui fa braccio di ferro da 3 anni. Guardate cosa sono riuscito a fare. Guardate, riuscivo ad aprirlo. Infatti, Adam dietro, guardate come guarda. Adam, guardate, pazzesco. Quindi, cioè, anche se, cioè, mi stupisce la cosa che anche se non ho tecnica, non ho esperienza, non ho praticamente tanta esperienza nel braccio di ferro, comunque con la forza
anche semplicemente del powerlifting, anche semplicemente della stazza delle mie mani, del mio polso, comunque riesco a cavarmela in qualche modo. E ti dico, cioè, questo qua non è uno così a caso, cioè questo qua è un ragazzo che si era da anni nel braccio di ferro e vi ripeto, con tecniche convenzionali tipo top roll gancio mi distrugge, però comunque in qualche modo nel mio arsenale riesco a trovare qualcosa per vincere, come vedete. Infatti qui bam, e Adam dietro se la ghignava. Poi vediamo il prossimo match con chi è, perché comunque ho tirato un po' con tutti. Questo qua è nato un ragazzo anche di Dubai, anche lui con qualche anno di esperienza, e è stato abbastanza facile, diciamo, niente di troppo complicato. Adam sempre dietro che analizzava ogni mio movimento, si metteva lì a ridere, cercava di guardare con chi gareggiavo, cioè proprio ce l'ha sotto adesso. Ma sapete cosa voglio fare? Voglio proporre ad Adam King of the Table 3. Il prossimo King of the Table facciamo io e Adam un super match. Dai ragazzuoli, lo distruggo, lo umilio. Lo distruggo, però non sarebbe nemmeno un match tanto sensato, perché alla fine dai, c'è troppo divario di forza. Come vedete qua, appena inizia gli apro il polso e non può nulla sto ragazzo. Comunque ragazzi molto giovani che cresceranno sicuramente tra qualche anno, diventeranno molto 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 forti. Qua un po' ingancio, ma nulla da fare. Comunque un'esperienza fantastica. Poi il prossimo... Ah ok, questo qui era... Mamma mia, questo ragazzo era un toro. Guardate, un torello. Pesava 120 kg, non so quante, 130. Ma basso come Adam. Ma aveva dei avambracci. Guardate che mostro. Però comunque in qualche modo sono riuscito a vincere anche contro di lui. Non sempre la stazza è ciò che conta, ok? Quindi comunque molta più fatica, perché qua bicipite forte, ma in qualche modo top rollando, portando giù il polso, si riusciva a fare. Qua mi ha chiesto se potevo provare, voleva provare quanto era forte il mio shoulder press, la mia pressa, quindi ho provato a fargliela vedere e bah, si vede che è abbastanza forte. Cercava di prendermi il pollice bello in alto e riuscivo comunque a chiuderlo lo stesso. Fantastico, Devon dietro che passa con a fare le foto con gli altri. Incredibile, guardate Adam, mamma mia, era lì che mi continuava a guardare. Questo invece è un altro ragazzo, strongman anche lui, molto forte, pesa anche tipo su lui sui 130, 100 qualcosa, però non ha molta tecnica, vedete. E comunque riuscivo a tenerlo, non dico senza problemi, ma comunque ero abbastanza tranquillo. Cioè controllava la mano, il polso. E Adam sempre, classicamente dietro, che controllava il tutto. Ragazzuoli, sono tornato poco fa dalla cena. Scusate, sto digerendo ancora la carne, perché siamo usciti prima con Hermes e gli altri a andare a cena. E niente, davvero, non posso smettere di ripeterlo, ma questa esperienza che sto facendo a Dubai è qualcosa di incredibile, qualcosa di incredibile. Sto praticamente vivendo un sogno ad occhi aperti. Qua Adam ha voluto ritestare il mio sinistro di gancio, ma gli ho fatto capire chi è il boss. Adam, così impari. Questo qui invece è un altro ragazzino, sempre di Dubai. Comunque non so di che origine, indiano, arabo, non so. Comunque qua vive a Dubai. E niente, di sinistro cercava di comunque di aprirmi tutto. Cioè molto forte comunque. Un ragazzo, vedete, ha bracci belli sviluppati, ma comunque la differenza di peso e di stazza si fa sentire. Anche se io non ho esperienza. Cioè vedete come l'esperienza che ha lui, proprio a tirare, a salire, anche con le dita e tutto, è molto più avanzata. Ma già, anche se non sono molto esperto, comunque riesco abbastanza facilmente a vincere. Qua Adam mi diceva, ti sta dando filo da torcere. Diceva, ma figurati, Adam, vieni qua, ti prendo a testate la pelata. Comunque, questa palestra qua che state vedendo è dove si terrà anche l'evento del King of the Table 2 in sé. E niente, non vedo l'ora, praticamente mancano un paio di giorni. E c'ho una carica addosso. Anche oggi abbiamo visto tutti Hermes, Gennady e tutti gli altri. Cioè Hermes era lì carico con gli occhi, cioè aveva il fuoco dentro gli occhi che tra un po', se non lo tenevo, picchiava qualcuno. Cioè aveva una carica addosso che voleva spingere e uccidere tutti. Qua invece abbiamo Sergio Marco, che è anche... Mamma mia, sto ragazzo è fortissimo. Difatti qua si vede davvero l'esperienza del veterano. Allora, qua mi sta lasciando andare. Però come vedete lui ha 8 anni di esperienza nel braccio di ferro. 8 anni sono tanti, ragazzi. Cioè c'è gente che se li togli 8 anni non ha nemmeno maggiorenne, capite? Quindi
è davvero tanto, ok? E qua si vede proprio, nonostante io sia forte, nonostante io sia grosso, nonostante io sia alto, nonostante io sia mani grosse, belle leve, 8 anni di esperienza, guardate cosa fanno. Non sono praticamente riuscito a muoverlo. È troppo forte, troppo forte. Difatti dovrei mettermi seriamente a fare braccio di ferro, mollare powerlifting, fare braccio di ferro in modo serio per qualche anno e vedere un po' dove si può arrivare. Come vedete, cioè, riuscivo un pochino ad aprirlo, ma poi era tutto lì, il controllo mano e polso ce l'aveva lui, cioè non si riusciva a fare nulla. E qua di sinistro, che comunque non dico che la mia mano è migliore, ma mi sento meglio di sinistro di solito. Poi abbiamo provato anche di destro e ho provato a fare la mia tecnica del shoulder press, ma neanche lì riuscivo. E raga, se riesci a resistere a quella tecnica, che è praticamente forse la mia tecnica più forte, significa che è molto molto forte. Significa che è molto molto forte. Qua mi stava facendo vedere alcune cose tecniche e niente, mi stava spiegando alcune cose della tecnica. Ragazzuoli, rimanete fino alla fine di questo video perché ho una sorpresa assurda per voi. Quindi niente, vi lascio all'outro, quindi alla conclusione con me Adam, e rimanete fino alla fine perché c'è una sorpresa assurda per tutti i miei iscritti. Bene ragazzuoli, siamo qua con Adam, abbiamo finito di fare questo allenamento di oggi, abbiamo conosciuto le grandi celebrità e nulla, è stato un allenamento devastante. Tra pochi giorni in questa stessa palestra verrà tenuto l'evento che vedete King of the Table 2 e niente, auguriamo a tutti i partecipanti buona fortuna. Ben Adam, chiudiamo con questo video la mia motivazione ovviamente. Stay strong! Grande Adam! 'Queste magliette qui così, con tutte le firme di tutti i campioni del King of the Table. Qua abbiamo il mitico Gennady, Devon, John, Hermes. Abbiamo qua Brandon e Larry. Si vede? Quant'è? Aspetta che ne abbiamo? Ah, 4! Abbiamo 4, vediamo. Eccole qui le altre. 1, 2, 3 e 4. Tutte qui sono. Ok, quindi queste cosa le facciamo? Le lasciamo qua a Dubai, sotto il divano. No, aspetta, forse le riportiamo in Italia e magari le regaliamo a qualche iscritto. Ma scritto a cosa? Ah sì, a chi si iscrive su YouTube e chi ci segue su Instagram. Quindi queste magliette, ragazzuoli, ovviamente sono per voi. Vi dirò più avanti poi come vincerle, vedremo un po' come organizzare con il brand Strength Obsession. A parte gli scherzi, queste qua andranno tutte ai nostri iscritti. Quindi iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi su Instagram e seguite Strength Obsession Omega su Instagram, Omega Equipment. Vi metterò tutti i link qua in descrizione. E niente, il video è finito. Rimanete sintonizzati perché ho delle novità assurde per i prossimi mesi. Ragazzuoli, stay strong!